Sì, grazie Mimmo. Siamo qui nella sala stampa dell'Equanio con Mister Braglia. Mister, questa Juve Stabia sta diventando una piacevole conferma. Anche qui a Padova una grossa prestazione. Finalmente questa volta almeno un punto è stato portato a casa. Sì, abbiamo fatto una buona gara come stiamo facendo ultimamente contro un avversario importante. Dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo visto, di quello che i ragazzi stanno facendo, è un qualcosa che va al di sopra a quello che era il nostro potenziale all'inizio, però hanno talmente tanta voglia di migliorarsi che se continuano così è giusto che loro abbiano le soddisfazioni che meritano. Lo so che adesso le faccio una domanda che forse non le piace, però in effetti quando è entrata Erpen e Sau, la qualità è migliorata e qualcosa si è visto in più nella Juve Stabia. È normale, sono due titolari, avevano bisogno un attimino di rifiatare. Erpe l'avevo visto stanco quando si è giocato in casa il sabato. Sau aveva bisogno di rifiatare perché non ha fatto una preparazione adeguata, era inutile cercare di rischiare di farsi fare male, infatti ha finito la partita anche che era già abbastanza affaticato. Bisogna saper gestire anche le cose, gli uomini. Sono contento di chi è entrato, sono contento di chi ha giocato, gli faccio complimenti. Sono stati molto bravi. Non so se lei è d'accordo con noi, ma abbiamo visto oggi un Baldazzetto un po' nervoso. Ma meglio Baldanzeddu nervoso che rintronato come quello a Varese. Cioè, a me va bene. Ma, ho apprezzato il fatto che non ho visto un granché gli avversari diretti sia di Dicuonzo che di Baldanzeddu. La nostra fortuna è avere due terzini che si sanno adattare molto bene alla rapidità e alla velocità degli altri. Sull'episodio da rigore loro, che cosa c'è da dire? Niente, perché non ho visto niente. Vedendo la reazione dei ragazzi, forse non era così netto. Sì, grazie Mimmo. Siamo qui con Marco Sau, l'autore del momentaneo pareggio dell'1-1, su quella palla lanciata dal Erpen. Sì, mi ha messo una gran palla Orazio e ha fatto un movimento, sono stato bravo a insaccare. È stata una grande soddisfazione anche perché abbiamo portato a casa un buon pareggio. Alla fine potevamo anche vincere, però contro una grande squadra va bene anche il pareggio. Oggi abbiamo visto che la Juve Stabia ha bisogno comunque di Sau. In effetti, quando entri, sono dolori per la squadra avversaria. Ma io cerco sempre di farmi trovare pronto, non stavo al meglio anche oggi, però sono contento di aver fatto gol, fa morale anche per me, quindi va bene così. Come ti è impressionato positivamente o hai avuto qualche perplessità nel vedere giocare il Padova in questo modo? Ma c'hanno grosse individualità, è normale che è una squadra fatta per salire di categoria. Ma siamo stati bravi a reggere, cioè, a reggere il loro gioco, a pressarli bene, attaccarli. Ma penso che il pareggio sia anche giusto alla fine. Abbiamo visto alla fine che la Juve Stabia magari con un pizzico di cinismo in più sarebbe riuscita ad avere la meglio comunque del Padova. Sì, abbiamo avuto anche qualche altra occasione, magari se concretizzavamo tutto, certo, avremmo vinto, però ripeto, un pareggio va bene, stiamo dando continuità ai risultati, adesso abbiamo due partite fondamentali in casa, quindi non le dobbiamo sbagliare. Attendete tutti quanti giovedì il responso della CAF sulla penalizzazione. Come è là nello spogliatoio? Ci pensate o comunque pensate solo a giocare? Ah no, pensiamo solo a giocare, i punti ormai sono quelli, certo che il rammarico c'è sempre, perché a quest'ora stavamo dall'altra parte della classifica con squadre importanti. La realtà è questa, che ora abbiamo 14, no, 14 14 punti. punti, sì. Pensiamo a tirarci prima di tutto fuori da là e poi vediamo come sarà il corso della Jerry giustizia. Bakoku è lui l'autore del momentaneo 1-1, un gol che è stato uno dei più belli della giornata. Sono contentissimo. È una giornata meravigliosa, la prima volta che affronto la mia ex squadra da avversario. Ci tenevo tantissimo a fare bene, soprattutto a fare gol e sono contentissimo. Abbiamo visto appunto che l'area di Padova ti giova, ti fa bene, oltre vabbè, al gol parecchie sono state le tue azioni di contropiede che potevano mettere in difficoltà la difesa avversaria. Sì, io sto bene, sto facendo bene, potevamo anche vincere la partita all'ultimo minuto, ma sono arrivato là stanchissimo, cortissimo, non ero lucido, non sapevo che fare con quella palla.
Ma va bene, stiamo bene, stiamo facendo molto bene, dobbiamo continuare così, essere umili, rimanere col piede per terra e adesso pensare alla prossima. Infatti su quell'azione al 94esimo, all'ultimo, al 93esimo anzi, anche Braglia ha detto che potevi fare tutto, meno quello che hai fatto, però con un sorrisetto quasi a dire che lui ci tiene molto a te e che sa che le tue qualità sono elevate e quindi richiede, cioè, si aspetta tanto da te. Sì, vabbè, io penso che sono l'ultima persona che non avrebbe voluto buttare quella palla dentro. Io avrei voluto fare il secondo gol e anche vincere la partita. Al 94esimo a fare uno scatto sotto la nostra metà campo, arrivare in porta, capita. Nel primo tempo un tuo assist per Daniele Vicius poteva generare comunque l'1-0, peccato che l'attaccante lituano si è perso un po' e quindi si è fatto recuperare. Sarebbe stata un'altra partita con magari l'1-0 fuori dalla Juve Stabia. È vero che poteva subito sbloccare la partita, portarci in vantaggio, ma sono tutte cose che capitano nel calcio. L'importante è portare a casa questo ottimo pareggio che ci dà morale e adesso siamo consapevoli che possiamo fare bene. Abbiamo giocato anche a Torino facendo bene, a Varese oggi giocando contro un'ottima squadra che fino adesso ha vinto 6 su 6 in casa, quindi un ottimo pareggio che sicuramente ci dà morale. Adesso giovedì si attende il responso della CAF sulla penalizzazione e poi ci sarà una doppietta per la Juve Stabia che incontrerà in successione prima il Albinoleffe e poi Modena. Sì, sono due partite in casa, dobbiamo sfruttare al massimo perché sappiamo che quando giochiamo in casa dobbiamo dare di più, dobbiamo dare molto di più e adesso ci aspettano due partite che dobbiamo fare bene, dobbiamo cercare di vincere tutte e due, anche se non è facile, ma ci proveremo.